Buongiorno, mi chiamo Rinaldo Veri, come è stato detto sono un ammiraglio di squadra in congedo da 2 anni e mezzo. Ho servito le Forze Armate Italiane per oltre 44 anni, la mia specializzazione nella Marina Militare era pilota di elicottero. Tra gli incarichi che ho svolto ho alternato incarichi operativi con quelli di staff. A parte i vari incarichi di comando e quindi di unità navali e di gruppi navali con cui sono stato anche dislocato nell'Oceano Indiano per operazioni reali, in qualità di comandante della NATO ero responsabile delle forze marittime nella campagna contro la Libia. Tra gli incarichi di staff mi piace ricordare molti incarichi che avevano a che fare con la cooperazione internazionale, relazioni internazionali, organizzazioni internazionali. Mi riferisco alla NATO, all'Unione Europea e all'ONU. Per questo mi piace far riferimento alla mia laurea in scienze diplomatiche internazionali. Tengo a precisare che io non sono un politico, non che io abbia nulla contro i politici, non so parlare politichese, ma avendo servito lo Stato per oltre 40 anni preferisco più ritenermi un uomo delle istituzioni. Perché ho deciso di candidarmi con il Movimento 5 Stelle? La risposta è semplice. Perché io amo il mio paese, io amo l'Italia. Io credo che ogni cittadino italiano oggi ha bisogno di vedere un'Italia migliore, ma soprattutto di costruire un'Italia migliore da lasciare ai nostri figli. E siccome io ho 3 figli, questa è anche la mia aspirazione. Noi abbiamo assistito negli ultimi 20-30 anni ad un calo inesorabile dell'Italia. E il popolo italiano è stufo, è deluso, è stufo delle promesse mai mantenute. Ebbene, questo ha comportato anche che si è allontanato dalla politica, si è affezionato alla politica e ha creato il grave fenomeno dell'assenteismo. E allora io ritengo che il Movimento 5 Stelle sia l'unica forza oggi in grado di garantire quel minimo di credibilità alla politica italiana. Molti diranno, ma voi prenderete soltanto un voto di protesta e non di convinzione. E io rispondo, e chi se ne frega, perché il popolo italiano non ha diritto di protestare per tutto il male ricevuto in questi ultimi anni. Ebbene, concludo dicendo che perché ho deciso di candidarmi con il 5 Stelle? Perché, ripeto, ritengo sia l'unica forza oggi, una forza nuova, con energie nuove, in grado di restituire al popolo italiano la sua dignità, ma soprattutto di creare quelle condizioni di favorire quel rapporto di fiducia tra cittadino e istituzioni, tra lo Stato e il popolo, che è andato perso in questi ultimi anni. Grazie.